nascita dello spettacolo è stata una nascita di ricerche fatte su interviste, libri, suggestioni. Noi abbiamo tentato di dar voce a chi purtroppo non è riuscito a raccontare il proprio frammento di storia. Confuso, frenetico, come le bastonate che eravamo imparate a sopportare dopo ore e giorni che eravamo rimasti lì ammassati gli uni contro gli altri, avviliti, cercando di non morire. Ma fatto così però il racconto è scombinato. Scusami. Poi ti ascolta, storci il naso. Forse solo chi c'è stato. Lo dicevamo anche allora, no? E gli altri, anche se ce l'avessimo fatta a tornare, a raccontare, non avrebbero capito. Non avrebbero potuto! Ma raccontare allora cosa serve? E abbiamo portato sul palcoscenico non personaggi ma persone, cercando di rimandare delle suggestioni, delle emozioni che sono precedenti all'arrivo nel lager, che naturalmente è un'esperienza che poi fagocita tutto il resto. E quindi noi tentiamo di raccontare quello che è accaduto dal momento della grande razzia del ghetto il 16 ottobre del 1943 per arrivare poi al treno e quindi al lungo viaggio durato 6 giorni e 6 notti che ha portato più di 1022 persone ad Auschwitz-Birkenau. Non c'è spazio per sdraiarsi, per respirare. Aria! Aria! Crediamo! Dobbiamo uscire da lì per respirare un po'. Non c'è spazio, quindi accontentati di dove stai. Ma non è giusto, bisogna fare i turni, perché in mezzo soffochiamo. Quello che è la nostra azione scenica è nulla rispetto a quanto è stato già raccontato, eccetera. Però anche noi come teatro e quindi anche sostenuti dall'Istituto Roberto Rossellini cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. Mia mamma però ogni tanto passa le dita tra i capelli, come ravvivarli, e mi bacia la nuca, mi dice: bella di mamma, quando arriviamo ti faccio fare un bagno. Non ti preoccupare, noi restiamo sempre insieme. Finché ci sono io non ti succede niente.